Questa è una soluzione che stiamo proponendo da mesi, in riunioni informali e con circolari mandati a tutti i sindaci. I sindaci presenti oggi però erano quelli che già ospitano i migranti. Dobbiamo affrontare il discorso con gli altri sindaci che sembrerebbero, usiamo un condizionale sottolineato due volte, sembrerebbero un po' riottosi. Ben venga una soluzione del genere. Del resto non bisogna essere un professore di matematica. Se ogni sindaco di questa provincia ne gestisce 10 abbiamo risolto il problema. Così come le associazioni di volontariato, io so che stanno lavorando, stanno operando, ma probabilmente in maniera non sinergica, non coordinata, ognuno per conto suo facendo capo a singole situazioni, e questo genera problemi. La posizione degli stessi sindaci e delle organizzazioni sindacali è stata abbastanza differente. C'è chi ha valorizzato l'attività del volontariato, c'è chi l'ha un attimo criticata. Credo che anche qui, negli ambiti comunali, con i servizi sociali, con i vigili urbani, con i sindaci, se vi è una partecipazione più diretta, più attiva, può essere superato questo problema e possiamo offrire un servizio, chiamiamolo così, migliore a questi ospiti. Avevano ancora polemiche con la CGIL? Al tavolo... Io non le chiamerei polemiche, la CGIL porta avanti i risultati della sua attività, sicuramente riguarda solo una parte della situazione, del resto di questi 10 centri oggetto di attenzione 3 erano stati già chiusi dalla prefettura, ci sono altri 30 centri che lavorano bene, che ci sono tante note positive, ci sono delle problematiche, però teniamo presente che qui dobbiamo garantire l'accoglimento e dopo garantire l'integrazione. Signor Prefetto, come cambierà l'accoglienza alla luce del nuovo bando? Vedremo quante società saranno aggiudicatarie del bando e sono meglio definiti i criteri di accoglienza, ma soprattutto la problematica è quella di cui parlavo prima, bisogna reperire le strutture sparse su tutto il territorio provinciale, è la maniera, perché giustamente non possiamo tenere 150 persone in un centro abitato, dobbiamo, usiamo un termine brutto, spalmarle su tutto il territorio.